tutti quanti, ciao Michele, ciao. Allora, prima di cominciare questo video, io lo so, proprio lo so, ormai io, proprio statistica, mi ricevo sempre le stesse domande. Salsa, China Glaze, lo dico subito, ci leviamo il pensiero, quindi salsa, China Glaze, e questi orecchini, che ogni volta che metto questi orecchini, dove li hai comprati questi orecchini? Ormai tipo hanno 20 anni, questi orecchini, ogni volta me lo sento chiedere. Allora, questi orecchini sono grigi, cioè hanno la perla al centro grigia, ma si vede, secondo me no. Hanno brillantini, bla 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 bla, bla. Li ho comprati da Kitsch London, ma li ho comprati talmente tanti anni fa che non so se li vendono più e non so neanche se esiste più questo negozio, perlomeno qua a Palermo. Punto. Ciao! No, veramente, ogni volta che metto questi orecchini, non avete idea di quanti commenti ricevo, mamma che belli orecchini, dove li comprati? Lui mi ricordo che li ho comprati solamente perché ho risposto mille volte alla stessa domanda. Allora, tempo fa, mangiato le raki. Tempo fa, ho fatto un video dove testavo praticamente per quasi tutta la giornata il correttore di Estée Lauder, che costa un bel po'. Per cui, forse me ne dovevo convincere pure un pochettino io. L'ho testato tutta quanta la giornata, per quanto mi riguarda è un prodotto molto più che super promosso, anche perché la veramente prova da sforzo. Questa volta ho testato un prodotto che mi è stato regalato, ma lo si può trovare tranquillamente in commercio da Sephora, perché è della linea Sephora. È questa crema, che è una crema idratante che fa tutto, crema idratante, anche i fettù. Questa crema qui. Cosa promette questa crema qui? Va bene per il viso, il corpo, le mani e i capelli. Quindi parliamone, questo era proprio parliamone. Allora, ho fatto una cosa da cafona, non l'ho mai fatta, me l'ha regalata un'amica, ma per amore della scienza, della scoperta e della scoperta dell'esperienza empirica, ho dovuto guardare quanto costava per dirvi quanto costa. Allora, il barattolo piccolo costa 10 euro, il barattolone grande, che è proprio c'è cioè il barattolone, barattolini Sephora, il battone grande costa 14,90 euro. Allora, io l'ho provata sul corpo e vi dico ora, si sente ancora, la pelle è ancora morbida. Sulle mani, ottima per le mani. Sul viso, sui capelli, no. Ovviamente a seguire a questo mio brevissimo monologo che ci tenevo a fare poco prima di uscire, perché sto uscendo, mi metto sulle scarpette. Questo vuole essere un'introduzione. Allora, io oggi ho provato questa crema per vedere se funziona veramente. Quello che mi incuriosiva veramente non era tanto il poter mettere una crema da corpo e mani sul viso, perché non credo proprio che questa sia, cioè, per me non va bene, ecco, andiamoci così. Lì per lì la sensazione non è stata per niente sgradevole, anzi, soltanto che non va bene per tanti motivi. È un po' troppo pesante, un po' troppo trasuda. No, non va bene. Per il corpo va benissimo. È un po' più pesantuccia, un po' più densa del latte idratante per il corpo della linea Sephora, che ha la stessa identica confezione. Quindi, tanto io all'inizio, quando mi è stata regalata, l'avevo scambiato per quel latte corpo, che era quello che regalavano per il compleanno. Per i capelli, per quanto mi riguarda, al fine di questa giornata in cui l'ho provato, mi sento un pochettino di dire no. Per i capelli no. Per il corpo e per le mani, ottima. Per le mani in particolare, io se, come tante persone, lavo i piatti, faccio le pulizie, spolvero e quindi poi tra l'altro ieri abbiamo smontato pure l'albero di Natale ed era stracolmo di polvere, mamma mia ragazzi. Pienissimo di polvere. Ogni volta che io faccio le pulizie, oggi io ho fatto una bella giornata di pulizie, inesorabilmente le mani, soprattutto qua sopra, diventano belle ruvide, ruvide, ruvide. Ora, oggettivamente questa crema per le mani è eccezionale, quindi tirando le somme e poi lasciandovi libere di guardare cosa ho fatto durante la giornata con questa crema, mi pongo delle domande. La comprerei come crema per il viso? No, no, assolutamente no, troppo pesante. La comprerei come crema per il corpo? Perché no? Perché no? Anche se il latte per il corpo lo gradisco un po' di più perché è un po' più leggero, non mi piace essere appesantita. La compresti come crema per le mani? Sì, perché
come crema per le mani è ottima, la compreresti, Annalisa, cara, Annalisa, dimmi, la compreresti come crema per i capelli? No, assolutamente no. Quindi, per quanto mi riguarda, l'idea è molto carina, eh. Ah, mettimi a fuoco. Che sono queste cose? Telecamere. L'idea è molto carina che con un solo prodotto si possano fare tutte queste cose, però stringi stringi, se noi dobbiamo dire le cose, allora se io la dovessi usare quell'una tantum perché sono in viaggio voglio portarmi solo questa, Transiat, se una proprio non può fare a meno di mettere la maschera nei capelli, se voglio parlare dell'aspetto capelli. Se io la dovessi comprare per casa, per tutto, cioè per la mia routine e quindi fare lo shampoo e mettere questa crema nei capelli? Assolutamente no. Per tutto il resto potrebbe andare bene, tranne che per il viso, ma perché a me è risultata pesante. Io non ho la pelle grassa, io ho la pelle assolutamente normale, tanto che le creme per pelli grasse mi seccano, che è una cosa incredibile, proprio io vedo pezzi di pelle secca. Le creme per pelli secche mi risultano troppo pesanti, io uso creme idratanti per pelli normali, neanche la zona T, perché per fortuna ho grasso tutto il resto tranne che la pelle, quindi viva! Sembra una carpa gigantesca. Oh. Quindi vi lascio con quello che ho combinato oggi per utilizzare questa e vedere l'effetto che faceva. La prova definitiva sul fatto che mi potesse piacere sì o no era nell'asciugare i capelli. Perché capita che certe volte alcuni prodotti lì per lì dico: ah sì, dai, non è male, però poi con i capelli asciutti era una tragedia perché capelli pesanti, capelli stopposi. Questo effettivamente non lascia i capelli stopposi, i capelli sono molto morbidi, però ho notato che non lascia odore nei capelli. Ma già l'odore l'aveva perso nella doccia, nei capelli, quindi niente, vi lascio con questa crema, vi saluto domani e vediamo se mi sono diventati i capelli un blocco unico. Prova capelli. Questa crema mi promette di avere una profonda idratazione ai capelli e mi suggerisce che dopo lo shampoo sui capelli umidi devo mettere questa crema e lasciarla per 5 minuti, dopodiché sciacquare. Allora, io ho fatto lo shampoo, metterò questa crema, la lascerò agire per 5 minuti 5, poi la risciacquo sotto la doccia perché devo fare la doccia. Ovviamente la parte della doccia ve la risparmio, ma proprio risparmio una figura proprio. Così come sarebbe più carino se io stessi in canottiere, sento freddo. Mi sono messa la vestaglia per fare questa operazione perché sto morendo proprio di freddo. Vengo da un'estenuante mattinata di pulizie. Quindi, io solitamente, perché io vago, solitamente quando faccio la maschera ai capelli, la cosa avviene in due modalità: uno, sotto la doccia. Quando faccio lo shampoo e metto la maschera sotto la doccia, ho un pinzettone rotto sotto la doccia, cioè di quelli tipo, è esattamente come questo, soltanto che tipo da una parte gli mancano due, e questo lo lascio sotto la doccia per quando metto la maschera sotto la doccia. E lascio il tempo che mi faccio uscire, che tipo che mi lavo, ecco. E non la tengo poi moltissimo, e poi sono sempre sotto l'acqua e quindi va bene così. L'opzione 2 di quando faccio la maschera è la seguente: faccio lo shampoo, lo faccio a parte, lascio un pochettino i capelli così nel telo da bagno, non dico più tovaglie così nessuno ci rompe le scatole che dico tovaglia, ma io la penso tovaglia, li faccio proprio, faccio levare la buona parte dell'umidità con il telo da bagno, dopodiché applico la maschera e poi risciacquo sotto la doccia. Faccio così, io mi sono accorta, insomma, ancora di aver scoperto l'America, che quando faccio così e quindi il grosso dell'umidità, quindi il grosso dell'acqua se n'è andato, la maschera attacca di più e i capelli poi mi fanno un profumo che proprio non vi dico. Nonostante io stia morendo di freddo, faccio la svoltine alla vestaglione. Allora, sto per mettere una crema sui capelli, vediamo se funziona, perché no, quanto ne metto. Sto per fare una cosa, non mi rimproverate, ma a me piace da morire.
Lo so che non si mette qua, non me ne frega niente. Mi piacciono tutti i capelli morbidi. Tutti i capelli morbidi. Ah, che belli i capelli morbidi. Andiamo giù. Poi. Secondo me è poca. Però è densissima. Proprio densa. Sì, infatti è poca. Non sono arrivata alle punte. One moment, please. Prega. Infatti ce ne voleva molto di più. E forse questo tubo è piccolo. Vedete, quando insomma, vedete un corno, le cose bisognerebbe toccarle. Quando i capelli sono un po' più asciutti, comunque la stragrande maggioranza dell'acqua se n'è andata, sono proprio brutte in questo momento. Quando è i capelli cominciano ad essere morbidi subito. Bellissimo. Anche se in questo istante non è che io sia proprio convinta di quello che sto facendo, perché già ne sto mettendo troppo, perché non capisco se va bene questa quantità che sto mettendo. Forse sto esagerando un filino. Boh, vediamo. E allora, crema messa. Non lo capisco. Non lo capisco. Faccio come dice Frank Probeau nelle pubblicità, quando fa le pubblicità con Barbara D'Urso. E mi fa: ciao Frank, ciao Barbara, attivo, siamo grandi amici. Ah, accarezzo ciocca per ciocca nelle punte soltanto. Ciocca per ciocca. Va bene, già mi è ufficialmente scocciato. Levo tutto con un pinzettone, fra 5 minuti faccio la doccia e sciacquo tutto. Al momento di riasciugare qua la maradanna, ne riparliamo perché si vede se la maschera è buona per me quando asciugo i capelli, perché vengono giù belli belli soli soli. Ci vediamo quando asciugo i capelli. Sono troppo superstar, come me non ce n'è, e meno male, già ne basta una, immagina due a sopportarle, è una tragedia, meno male che ci sono solo io di superstar e il cane di quell'altra, meno male che siamo io e un cane. Allora, ho fatto la doccetta, lavato i capelli, ma ancora li devo asciugare. Prova numero 2, il corpo, perché va per la faccia, per il viso, per il corpo e per i capelli. E allora, sulle gambe ho messo un'altra crema, un altro latte idratante che ho, un suo bottiglione, mi hanno regalato, lo devo finire. Sul corpo praticamente ho deciso di metterlo solo sui miei avambracci, perché siccome è piccolina, se mi piace, non la voglio sprecare tutta per ungere tutto questo po' di corpicino, ce ne vogliono 10, quindi ho deciso di provarla soltanto sulle braccia. La prova che ho deciso di fare è: faccio un passo indietro. Ci sono creme idratanti che io metto la sera prima di andare a letto, soprattutto d'estate dopo aver fatto la doccia. Sì, in questo video sono particolarmente brutta. Prima di andare a letto faccio la doccia e poi mi metto tutta la cremina. Io domani mattina sento ancora l'odore. La prova è, siccome oggi pomeriggio starò a casa a non fare, non merito niente, proprio oggi è niente. Dici: che fai oggi? Niente. La metterò e fra qualche oretta ne riparliamo. Il telefonino ovviamente è più in là, ma è all'incirca, sono all'incirca le 12:30, quindi ne metto un poco. Sì. Chissà, visto che per i capelli, se mi emulsiona, mi ammorbidisce pure i peli delle braccia. Mi fa odore delle creme Sephora. Merry Christmas! Se è come le altre creme Sephora, dovrebbe assorbirsi molto velocemente. Non dovrebbe essere. Sì, infatti si sta assorbendo. Ovviamente io credo che per molte di voi questa crema sia talmente tanto out, perché contiene sangue di diavolo ed è stata fatta all'inferno dal ladro del Natale e dalla fatina dei denti che invece di dare i soldini rubava i soldi, se li portava, li incassava, e dai cattivi, da tutti i cattivi del mondo. Quindi credo che contenga anche le loro cellule. Quindi non lo so, insomma, se siete come me che non vi premono queste cose, perché non io, anche se leggo gli ingredienti, non è che ne capisca molto. Primo ingrediente, se mi interessa, è l'acqua. Allora, come tutto d'altra parte, vediamo se anche di questo il primo ingrediente è acqua. Qua non c'è scritto. Vediamo
se di questo è il primo ingrediente, acqua, sì, è acqua. La metto pure sul viso perché sotto la doccia ho lo scrub e ho fatto lo scrub al viso, quindi la metto pure sul viso, però qua io già lo so che... E so pure che molti di voi in questo momento stanno dicendo: no, spostalo, fare, già sono quel diavolo! Accattatemo in me! Ma infatti è pesante. Ma oddio, vi dirò, con tutti questi tester che c'è in giro adesso, ne ho messi di più pesanti. Uno, io non l'ho voluto dire, che ho fatto il video di sì, non l'ho voluto dire, ma più che metterla dovevo spatolare proprio. Non ho voluto infierire perché mia madre mi rimprovera quando qualcosa non mi piace, io ci vado pesante. Mia madre mi rimprovera, mi ha detto di non essere troppo pesante nelle critiche. E mi ha detto pure più di non dire di che la cosa fa schifo. Però quando la cosa fa schifo, fa schifo. Ok, l'ho messa. Vi ripeto, ho usato di peggio, credo, sul viso. Va bene, io adesso mi metto la felpina perché sto cominciando a sentire freddo. Devo asciugare i capelli, però prima devo andare a preparare il pranzo. Quindi, prima preparo il pranzo e poi asciugo i capelli. Sì, sto con i capelli bagnati, non me ne vanto, non me ne frega proprio niente. Sto con questa cofana. Mio marito, quando mi vede, mi chiama Moira degli elefanti. O Moira l'elefante, dipende. Sempre carino lui. Ci vediamo quando asciugo i capelli. Si è grattato il naso. Allora, ho cucinato, ho pranzato. Ora mi vedo a guidare perché ho stramangiato, perché c'erano un po' di avanzi in frigo e ho fatto una pasta fenomenale. Diciamo che tipo i piatti più buoni sono quelli con gli avanzi. Ne approfitto perché tanto chissà quanti saranno arrivati a questa parte del video. Ho aperto un altro canale, lo devo ancora ben nutrire. L'ho aperto già da un bel pezzo, se devo essere sincera. L'ho aperto l'anno scorso, ora possiamo dirlo. Boh, poi ne parlo. Va bene, comunque, allora, ovviamente lasciandoli all'aria aperta, i capelli hanno cominciato un pochettino ad asciugarsi, ma non mi dispiace. Lo faccio spesso, tra l'altro oggi c'è pure una bellissima giornata. Quindi ora li asciugo. Vi annuncio che farò soltanto il ciuffo, cioè mi chiamo ciuffo con la spazzola e tutto il resto li asciugo sempre molto selvaggi, tanto la piega mi si fa da sola praticamente. Però no, cioè io nel frattempo, per cavoli miei, più tardino magari do una sistematina, ma ora voglio soltanto asciugarli e capire che cosa ne penso subito di questa crema per i capelli. Vi posso dire che già sciacquandola non è che... Avete presente quando mettete una crema per capelli e se mentre la sciacquate sentite che già i capelli sono molto morbidi? Non l'ho sentita sciacquando questa differenza. Devo fare una cosa molto elegante, scusate. Ah. Che eleganza. Mi viene senza il naso. Asciugo i capelli, prima faccio il ciuffo e poi asciugo in modo selvaggio tutto il resto. Qui mi sa che velocizzo e ci metto una canzoncella. Via. Orbene, la crema dal viso trasuda, che è una cosa grandiosa, e io lo immaginavo. Infatti, una delle prove, io non l'ho detto prima, però ve lo giuro, lo pensavo. Una delle prove per vedere se questa crema andava bene era se nel momento in cui, accendendo il phon, rimaneva là dove era, o cominciava a trasudare, insomma, sarebbe stato gradito che non trasudasse. Scusate, devo buttare i capelli che c'erano nel coso nel cestino. Io, come al solito, durante i video faccio sempre di tutto tranne fare video. Allora, ho asciugato i capelli, non ho fatto piega, niente, perché non mi interessa, perché va bene così. Allora, toccarli mi sembrano belli. Ma proprio belli i capelli. Devo essere proprio sincera fino in fondo, non è che io noti chissà quale grande differenza o idratazione profonda o chissà cos'altro. Però a toccarli sono molto belli. Tra l'altro io ho i capelli lisci, troppo lisci. Sembra
di natura, infatti, come vedete, non è che io applichi chissà quale arte nel fare la piega. Mi vengono già così naturalmente. Scusando un altro specchio. Non mi sembra male sui capelli. Credo però che li appesantisco un pochettino, sono un po' pesanti, eh. Sono un po' pesanti. La prova del 9 l'avrò domani, perché questo video io lo continuerò a fare domani, per vedere se i capelli sono sporchi o no. Quindi per ora va bene così. Vediamo a che punto è la crema sul braccio. Ok, si sente ancora e la pelle è ancora molto morbida. Facciamo l'ultima prova, perché va pure per le mani. Ma questa io già l'ho provata, ve lo posso dire da subito, perché l'ho provata subito sulle mani lascia le mani molto 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 idratate. Ecco, come crema mani va benissimo, diciamo che se fosse solo crema mani sarebbe perfetta. Allora, la pelle del braccio, che giustamente ho appena toccato, è ancora profumata e un po' morbida, quindi è passata un'oretta, ma potrebbe fare. Potremmo tirarla anche per le lunghe come crema. Per i capelli ne parliamo domani, per vedere a che punto di sporcizia o di unto, perché io ho paura che mi si ungano. E siamo arrivati. Beh, ci vediamo dopo. Non so come devo dire. Vabbè, ciao. Allora, the day after tomorrow. Il giorno dopo avrei fatto questo impacco ai capelli. I capelli non sono sporchi, io sono spettinata in compenso. È mattina, ieri ho fatto un po' tardi, o un po' presto. Diciamo che sono tornata a casa poco prima di alzarmi, quindi. Infatti, guardate che. Ce la posso fare. Allora, i capelli non sono appesantiti, io devo dire proprio. Quello che è giusto, non sono per niente appesantiti, ma neanche sono tutta questa grande idratazione che promette qua l'ambaradan. Ricapitolando, confermo quello che ho detto all'inizio: crema mani, sì, assolutamente sì, però 9,90 euro di crema mani se la possono tenere, soprattutto marchio Sephora. Per il viso, no, per il corpo si può fare, per i capelli, per quanto mi riguarda, bocciata. Peccato. Peccato, perché questa idea di fare con un unico prodotto tutte queste cose sarebbe molto molto carina. Però devo specificare una cosa: alla fine l'utilizzo di certi prodotti è talmente tanto soggettivo che magari per me non è il non plus ultra, però per molte potrebbe andare bene. Quindi ho concluso questa interminabile cosa su questa crema che fa tutto. Crema idratante che fa tutto, promossa? Sì, ma con riserva. Sì, promossa, ma con riserva. Con riserva. Finito. Ciao, e che le stelle siano con voi, col pigiama e la vestaglia. È domenica. Sì, si può stare fino a tardi col pigiama e la vestaglia, si può oggi. Ciao.